Ecco ragazza, che cosa vi vengo a proporre? Uno scialle con questo bellissimo punto. Iniziamo il tutorial. Mettiamo questo da parte. Prendiamo un uginetto, se vedete, 1,75 mm, anche se io uso una lana grossa che praticamente va usata con un 4 o un 4 e mezzo, ma io lo uso, come vi dico, perché altrimenti questo tipo di lavorazione potrebbe venire troppo che si apre tantissimo tantissimoissimo. Allora iniziamo con il fare 6 catenelle. Questo è il cappietto 1 2 3, 4, 5 e 6. Dopo aver fatto queste 6 catenelle, si unisce all'apice, alla prima catenella, con un punto bassissimo e si rifanno 1, 2, 3, 4 catenelle, che entriamo e facciamo in totale 3 maglie alte. Perché questa catenella che abbiamo fatto corrisponde a una maglia alta. Poi la seconda maglia alta. La terza maglia alta. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. E rifacciamo altre 3 maglie alte. Quindi una, due e tre, e sono già 2 serie di 3 maglie alte. Poi facciamo di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, entriamo e facciamo un'altra serie di 3 maglie alte, quindi 3 catenelle, 3 maglie alte. Questa è la lavorazione che facciamo per ora, e siamo arrivati 1, 2, 3 serie di maglie alte. Ora facciamo di nuovo 1, 2 e 3 catenelle di separazione, rientriamo e facciamo la quarta serie di 3 maglie alte. Poi il filo lo tagliate perché io l'ho lavorato, quindi poi scomparirà. E abbiamo finito, vedete? 1, 2, 3, 4. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e iniziamo il secondo giro. Giriamo il lavoro, filo sull'uginetto, entriamo nel centro del primo, vedete? Questa è la prima serie, 1, 2, 3. Entriamo nel centro e facciamo 3 maglie alte. Facciamo una conchiglia di 3 maglie alte, quindi 3, questa è la terza. Poi facciamo 1, 2 e 3 catenelle e rientriamo, vedete, nello stesso foro dove abbiamo fatto le 3 maglie alte, e rifacciamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ora attenzione, seguitemi. Facciamo 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Filo sull'uginetto, attenzione a questo passaggio. Saltiamo questa coppia di 3 maglie alte, lo spazietto lo saltiamo, queste 3 maglie alte le saltiamo pure e andiamo alla fine a rifare la conchiglietta che abbiamo fatto all'inizio di 3 maglie alte separate da 3 catenelle, 3 maglie alte, quindi
3 maglie alte, 1, 2 e 3, rientriamo nello stesso foro e facciamo le 3. Maglie alte, facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, giriamo il lavoro e incominciamo sempre da questa conchiglietta che abbiamo iniziato a rifare la stessa cosa. Praticamente alla fine, all'inizio si fa sempre la stessa cosa: 3 maglie alte, 1, 2 e 3, separate da 1, 2, 3 catenelle, rientriamo nel centro e rifacciamo le 3 maglie alte, quindi 2 e 3. Vedete? Ora facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo nel centro delle 16 catenelle, senza filo sull'uginetto, facciamo delle maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Quindi facciamo 4 maglie basse. Poi rifacciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle e rientriamo, saltiamo qui dove abbiamo fatto la conchiglietta, che è quella che si ripete anche qui, vedete? E facciamo le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, separate da 1, 2, 3 catenelle, andiamo nel centro e facciamo 3 maglie alte, quindi 2 e 3. Se preferite, giriamo già il lavoro e facciamo le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uginetto, rientriamo dove c'è, vedete, si va formando la conchiglietta, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, separate da 1, 2, 3 catenelle, rientriamo nello stesso foro e facciamo di nuovo le 3 maglie alte, quindi questa è la seconda e questa è la terza. Facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, senza mettere filo sull'uginetto. Andiamo dove abbiamo fatto le 4 maglie basse e adesso, vedete, ne facciamo una all'esterno, facciamo 6 maglie basse, quindi 2 3, vedete, 4, la quinta e la sesta nel filo, vedete qui che si va facendo l'aumento. Poi si rifanno 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a finire di nuovo nella conchiglietta e rifacciamo le 3 maglie alte, quindi 2 e 3, separate da 1, 2, 3, entriamo e facciamo
le tre maglie alte, 2 e 3. Dopodiché giriamo il lavoro, facciamo 1, 2, 3 e 4, andiamo di nuovo nel centro. Questo è sempre quello che si ripeterà sempre, sia all'inizio che alla fine. 3 maglie alte, catenelle, 2, 3. E altre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Questa volta facciamo 7 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E saranno 8 maglie basse, perché vedete non ho messo filo sull'uncinetto. Entriamo in questo spazio, facciamo la prima, l'altro aumento, questo è un aumento, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nel centro, vedete? L'ottava. E rifacciamo le 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Filo sull'uncinetto. Andiamo a comporre quello che vi ho detto che si fa all'inizio e alla fine, la conchiglietta. Quindi 3 maglie alte. Tre catenelle, 2 e 3, e all'interno 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. Giriamo il lavoro, facciamo 4 catenelle, 3 e 4, rifacciamo la conchiglietta, 1, 2, 3, 1, 2 e 3 catenelle, rientriamo e facciamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, attenzione, a questo giro si faranno 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Niente filo sull'uncinetto. Andiamo a fare il nostro aumento, che in totale darà 10 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, scusate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la nona e la decima nello spazio. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8, filo sull'uncinetto, andiamo a concludere la nostra conchiglietta. Quindi 2 maglie alte, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Andiamo a fare le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Allora,
siamo arrivati a questo punto, vedete già il lavoro come mi comincia a venire. Iniziamo con il fare l'ultima, che ci darà anche l'aumento. Quindi 1 2 3 e 4, entriamo qui nel centro e facciamo 1 2 e 3, con 1 2 e 3 catenelle di separazione. Ormai questo l'avete capito, perché è quello che si ripete quasi dall'inizio del lavoro e praticamente finirà fino alla fine. Adesso faremo 9 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, e finiamo, facciamo l'aumento. Quindi adesso faremo in totale 12 maglie basse. Quindi dopo aver fatto la 12ª e l'aumento, dal prossimo giro qui nel centro faremo una diminuzione, però entrerà una nuova lavorazione finale che vi faccio vedere. Non vi preannuncio niente perché magari poi vi confondete. Ecco qua, nello spazio fate la 12ª, contate 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, e rifacciamo la conchiglietta, quindi all'andata e al ritorno, e poi ci vediamo. Allora, abbiamo fatto la nostra conchiglietta, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Ora facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Filo sull'uginetto, andiamo qui nel centro e facciamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Altre 6 maglie alte e altre 6 catenelle, 2 3 4 5 e 6. Cominciamo la diminuzione, quindi saltiamo questo puntino e andiamo nel prossimo. Quindi andiamo sul 10, praticamente ripassiamo a 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, e facciamo le 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Filo sull'uginetto, andiamo nel centro di questi, vedete, di questo, e facciamo 3 maglie alte, 1 2 e 3, 1 2 e 3, 4 5 e 6, e andiamo a fare la conchiglietta. Quindi facciamo la conchiglietta andata e ritorno e ci vediamo. Allora, stiamo per terminare, vedete, 2 maglie alte, la terza maglia alta, facciamo 6 catenelle, vedete, 2 3 4 5 e 6. Filo sull'uginetto, andiamo vicino dove abbiamo fatto quest'unione di 3 maglie alte e ne facciamo un'altra qui. Quindi facciamo 1 2 e 3,
3 catenelle, 1, 2 e 3, e in questo spazio facciamo le altre 3. Quindi andiamo a diminuire il centro ed aumentare questa lavorazione. Ecco qua. Questa è la seconda e la terza. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e iniziamo, vedete, saltiamo questo punto, andiamo in quest'altro e facciamo la diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ottava. Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, filo sull'uginetto e rifacciamo in questo spazio le 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2 e 3. In quest'altro spazio facciamo le altre 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e rifacciamo la nostra conchiglietta che poi vedete che è sempre la stessa lavorazione. Quindi al ritorno ci vediamo. Ecco, abbiamo fatto le 3 catenelle sempre della conchiglietta e facciamo le 3 maglie alte. E siamo arrivati a questo punto. Vedete, sembra un ragnetto. Ok, adesso facciamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Filo sull'uginetto. Andiamo in questo centro. Vedete, da 1 siamo passati a 2. Adesso facciamo le altre, quindi 1, facciamo 3 serie di maglie alte, questa è la terza, 1, 2, 3, andiamo nel centro tra queste due, andiamo nel centro e facciamo 1, 2 e 3. Poi 1, 2, 3, andiamo in questo spazio, l'ultimo, e facciamo le altre 3 maglie alte. Vi faccio vedere come comincio, vedi? 1, 2, adesso sono 3. Invece qui diminuiamo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle. Saltiamo il primo, andiamo nel centro, adesso saranno 6 le nostre maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. L'ultima si salta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo in questo punto per fare l'aumento. Facciamo 3 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle. Andiamo nel centro e facciamo
1, 2 e 3 maglie altre, 1, 2 e 3 catenelle, andiamo nel centro, 1, 2 e 3, facciamo 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e andiamo a lavorare la nostra conchiglietta. Al ritorno ci vediamo. Allora, siamo arrivati a fare la nostra conchiglietta. Ora faremo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Scusate, nascondiamo questo filo che mi impaccia. Ok, 8 filo sul ginetto, andiamo qui in questo punto e facciamo le nostre 3 maglie alte, vedete? Adesso saranno 4, quindi 2, 3, 1, 2, 3 catenelle, andiamo nel centro e facciamo la nostra seconda sequenza di maglie alte, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, filo sul ginetto, andiamo in quest'altro spazio e facciamo altre 3 maglie alte, 2 e 3. Dopodiché facciamo 1, 2 e 3 e saltiamo in questo punto, quindi stiamo facendo l'aumento. Due e tre. Vedete come si presenta? Adesso facciamo l'ultima diminuzione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Andiamo a lavorare le 4 maglie perché la prima si salta e andiamo a lavorare 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Vedete? Poi lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, filo sull'uncinetto, e andiamo a fare le nostre sequenze di maglie alte. Vedete, siamo partiti da 1, 2, 3 e questo facciamo 4. Andiamo a questo punto e facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, facciamo 3 catenelle, andiamo nel centro e facciamo l'altra sequenza di 3 maglie alte, facciamo 3 catenelle, 2 e 3 e facciamo qui l'altro sequenza di maglie alte, facciamo 1, 2, 3 catenelle, andiamo qui in questo spazio, vedete lo spazio che poi viene e si fa l'aumento, sono 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Allora, questo è quello che vi si dovrebbe presentare se è corretto il vostro lavoro. Quando siamo arrivati a 4, abbiamo finito le nostre diminuzioni perché abbiamo iniziato con 4
e abbiamo finito con 4, quindi qui abbiamo finito le nostre diminuzioni. Il laterale, quindi che sono 1, 2, 3 e 4, quindi 1, 2, 3 e 4, dobbiamo fare l'ultimo che è di 5. Quando voi arrivate a questo punto, che dovete farne 5, quindi di queste serie di maglie alte, praticamente è il momento di iniziare e di fare l'allargamento. Quindi vi faccio vedere come. Allora, intanto finiamo di fare la nostra conchiglietta, sempre facendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 come all'inizio e facciamo la conchiglietta, quindi 1, 2, 3, poi facciamo 3 catenelle, andiamo nel centro e facciamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, si gira il lavoro, lavoriamo di nuovo nel centro a fare la conchiglietta, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, facciamo l'altra serie di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ora attenzione, io già ve l'ho spiegato, quando qui abbiamo finito, che abbiamo 4 maglie basse, non si deve lavorare più in questo punto, e qui abbiamo 1, 2, 3 e 4, iniziamo l'aumento dello scialle, che si fa in questa maniera. Dovete fare sempre sia all'inizio che alla fine questi aumenti, e al centro. Quindi adesso di ragnetti ne verranno 1, 2 e 3. Facciamo 16 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Filo sull'uncinetto. Dobbiamo fare l'aumento, l'ultimo aumento, perché poi inizieranno le diminuzioni, perché in totale gli aumenti devono essere di 5. Quindi questi sono 4. Dopo che abbiamo fatto il 16, andiamo in questo spazietto e facciamo la serie di 3 maglie alte, quindi la seconda e la terza, quindi poi alla fine saranno 5, 1, 2, 3, cioè 5 serie. Entriamo nel centro, facciamo la seconda, 1, 2 e 3. 3 catenelle, entriamo nell'altro e facciamo il terzo, 1, 2 e 3, facciamo le catenelle, 1, 2 e 3, facciamo la quarta in questo spazio, 1, 2 e 3. Facciamo altre 3 catenelle, andiamo in questo spazio, vedete? È lo spazio del ragnetto, e facciamo la quinta, il quinto aumento, 1, 2 e 3. Quindi qua ci andrà un altro ragnetto, qui vedete se è aperto. Ora qui faremo la preparazione per un altro ragnetto, quindi significa che facciamo
16 maglie, 16 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Filo sull'uncinetto. Saltiamo completamente questa parte e saltiamo, vedete? Sto saltando questa al centro, vado qui dove ci sono gli altri lavoretti fatti e andiamo a fare l'aumento delle 3 maglie alte, vedete? 1, 2 e 3. Questa è la prima. Neanche ve li conto più perché ormai penso che li dovreste aver imparato. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, quindi sono 2, questa è la terza. Ok, e 3, questa è la quarta. E questa che stiamo per accingere a fare è la quinta, quindi tenete sott'occhio che ogni volta che si deve fare l'aumento di 5 fate la preparazione per altri ragnetti, quindi 1, 2 e 3 e facciamo le 16 catenelle che andiamo a chiudere qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 e andiamo a fare la conchiglietta che ben sappiamo ormai già fare, quindi ci rivediamo al ritorno. Allora, una volta che abbiamo fatto la conchiglietta, che abbiamo fatto gli aumenti, facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, senza filo sull'uncinetto, andiamo nel centro e facciamo le 4 maglie basse, quindi 2, 3 e 4. È quello che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato questo. Allora, facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6 e iniziamo la diminuzione perché una volta che siamo arrivati a 5, vedete che sono 5, 1, 2, 3, 4 e 5, si inizia la diminuzione. Quindi saltiamo in questo centro, saltiamo questo. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, saltiamo in quest'altro e alla fine ne avremo 4, poi 3, poi 2, poi 1. Ecco qua, 3 catenelle e 3 maglie alte. E 3, facciamo 1, 2 e 3, poi vedete abbiamo l'altra creazione del ragnetto, quindi facciamo 6 catenelle, 3, 4, 5, 6, senza filo sull'uncinetto, andiamo nel centro e facciamo le 6 maglie basse. Quindi 2, 3 e 4, sempre 6 catenelle, 3, 4, 5, 6,
e facciamo la diminuzione qui, quindi saltando questo gruppetto di 3 maglie alte, lo saltiamo, poi facciamo la diminuzione, quindi 2 e 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle. Andiamo in questo centro e facciamo le 3 maglie alte e 3, poi sempre le 3 catenelle, andiamo nel centro e vedete stiamo ricreando 1, 2, 3 e 4. Andiamo diminuendo il centro, quindi 2, 3, 1, 2, 3, saltiamo in questo, facciamo 1, 2, 3. E questo viene saltato, quindi dobbiamo farne 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Perché andiamo nel centro senza filo sull'uncinetto e facciamo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Poi di nuovo altre 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6. E andiamo a lavorare la conchiglietta, quindi ci vediamo dopo. Una volta che abbiamo finito la conchiglietta, facciamo 7 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Saltiamo e facciamo l'aumento, quindi da 4 passeremo a 6 maglie basse. Ecco qua la nostra sesta maglia bassa. Facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, filo sull'uncinetto, diminuiamo da 4 a 3 nel centro, vedete? Quindi facciamo 3 maglie alte, saltiamo la prima, 1, 2, 3 catenelle, andiamo nella seconda, 2, 3. Facciamo 1, 2, 3 catenelle, saltiamo in questo centro e facciamo l'altra serie. Vi faccio vedere, vedete, devono rimanere 1, 2 e 3, poi ne rimarranno 2 e poi 1. Allora, facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e facciamo quello che abbiamo fatto qui, l'aumento che da 4 si passa a 6, quindi si va nel centro vicino al filo dove abbiamo fatto la maglia e quindi 1, 2, 3, 4, 5 e l'altro in questo spazietto perché facciamo gli aumenti. 6, facciamo 7 catenelle, 3, 4, 5, 6 e 7, filo sull'uncinetto. Invece qui facciamo le diminuzioni. Uno, due e tre, saltiamo in questo spazio,
due e tre e finiamo in questo spazio. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, perché invece qui facciamo gli aumenti. Quindi da 4, come vi avevo detto, passiamo a 6. Vi faccio vedere, vedete già il lavoro si è ingrandito. Qui, una volta che fate gli aumenti fino a 6, fate le 7 catenelle e rifate questa conchiglietta. Al ritorno, poi vediamo come continuare. Allora, una volta che abbiamo fatto il giro, abbiamo finito il giro, facciamo 8 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8. Dovete farne 8 quando da 6 passeranno a 8. Quindi adesso passeremo a 8. Perché facciamo l'aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora facciamo 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, filo sull'uncinetto, saltiamo questa sequenza di 3 maglie alte, andiamo nel prossimo. Alla fine ce ne ritroveremo solo 2, quindi 1 e 2. Passiamo qui, facciamo il secondo, il terzo, 1, 2 e 3, andiamo in quest'altro. Quindi tra poco avremo finito, perché faremo un solo, vedete, solo qui. Adesso 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e facciamo l'aumento, che anche qui diventeranno 8. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e l'ottava nello spazio, perché l'aumento. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, filo sull'uncinetto, perché qui andremo a farne 2, 1 e 2, di 3 maglie alte. Di sequenza di 3 maglie alte faremo la prima, questa qui, separata da 3 catenelle, e qui e 3. Poi facciamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, filo sull'uncinetto. Anzi no, qui lavoriamo l'aumento delle maglie basse, saranno 8, come vi avevo fatto vedere. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle, e rifacciamo la parte finale, che è sempre uguale. Quindi 3 maglie alte divisi da 3 catenelle, 3 maglie alte, 4 all'inizio, e si riparte. Allora, quando abbiamo finito di fare anche questo,
facciamo 9 catenelle. Quindi abbiamo iniziato. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Andiamo a fare l'aumento che adesso saranno 10 maglie basse, scusate, maglia bassa. Quindi saranno 9 maglie basse per fare il ragnetto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi il prossimo sarà l'ultimo aumento perché arriva a 12. Dopo il 12 si inizia la diminuzione come abbiamo fatto qui. Allora, adesso facciamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Filo sul ginetto, facciamo l'ultima, vedete? Che ce ne sono rimaste due. Facciamo l'ultima sequenza di 3 maglie alte, la seconda e la terza, 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Andiamo a fare l'aumento che sarà qui, quindi qui facciamo in totale 10 maglie basse, quindi andiamo ricostituendo il ragnetto, lo chiamo così per farvelo capire. E siamo al decimo, vedete che faccio in questo spazio. Poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, filo sul ginetto, facciamo l'ultimo. Quindi 1, 2 e 3. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aumentiamo il nostro ragnetto a 10. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e facciamo la parte finale. Ci vediamo dopo. Quando abbiamo finito la nostra conchiglietta, facciamo 10 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Senza filo sul ginetto andiamo ad aumentare il nostro ragnetto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspettate un attimo, c'è qualche cosa che non va. Un attimo soltanto, perché devono essere. Allora, questo era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da 8 si passa a 10. Quindi devo aver sbagliato qualcosa. Allora, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Però siccome dobbiamo saltare questo, vedete? Dobbiamo saltare questo punto, ne faremo 16, quindi ricominciamo a contare perché mi sono persa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E andiamo a saltare, vedete, completamente questo punto, facendo l'aumento di 10. Vedete un punto fuori qui e facciamo le 10 maglie basse. Facciamo le 10 maglie bassine, basse, non bassine. E 10. Poi rifacciamo, vedete, quando siamo arrivati a questo punto che ce n'è solo uno, si fanno le 16 catenelle per saltare da questo punto a questo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no vabbè, 18, 17 e 16. Non ero concentrata, scusate. E praticamente facciamo l'aumento che sono a 10 maglie basse. Il prossimo sarà 12 e come avete visto qui, quando si fa l'aumento a 12 si rincomincia a fare questo triangolo di maglie alte. Quindi facciamo l'aumento di 10, 10 maglie basse, poi facciamo 10 catenelle e facciamo questo punto. Allora, facciamo adesso che abbiamo fatto la nostra finale 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catenelle e facciamo l'aumento, l'ultimo aumento, perché adesso saremmo a 12, quindi è l'ultimo aumento che facciamo. Adesso cominciamo a diminuire come mi avete visto fare qui nel centro praticamente, e si va ricostituendo il rombo, vedete questo rombo, questo qui si va ricostituendo. Allora facciamo l'aumento, alla fine contando dovete avere 12 maglie basse, quindi questo è di 12 e praticamente è l'ultimo aumento che facciamo. Adesso in poi sono solo diminuzioni. Qui facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, filo sull'uginetto. Vedete, in questo punto andiamo al centro e iniziamo il rombo, quindi maglie alte, 3 maglie alte, 2 e 3,
facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. E facciamo l'ultimo aumento del ragnetto per farvi intendere di cosa sto parlando. Facciamo l'aumento, vedete, alla punta all'esterno, è uno scialle che si amplia in maniera molto veloce, anche se si lavora con un uncinetto piccolo. Ora vedete che siamo a questo punto, che sotto ci abbiamo l'altro rombo. Facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, filo sull'uncinetto e ricostituiamo partendo dalla punta il rombo. Quindi facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e praticamente facciamo l'aumento per arrivare a 12, come vi ho fatto vedere sotto all'inizio. Poi facciamo altre 7 catenelle e finiamo il punto. Quindi finiamo l'aumento del ragnetto, 7 catenelle e finiamo e ricominciamo da questo punto. Allora, dopo che abbiamo finito di fare, stiamo finendo l'aumento di 12, vi ho lasciato 30 secondi fa. Fate 1, 2, 3, 4, 5, 6 filo sull'uncinetto. In questo spazio, vedete, siamo alla fine, fate le 3 maglie alte, 1, 2, 3 e finiamo con il rombo. Quindi alla fine vi troverete in questo punto, vedete, già è abbastanza ampio. Praticamente che cosa succede? Che qui dove sia all'inizio che alla fine ci saranno la creazione dei rombi. Quando arrivate a 12, praticamente che qui arrivate a 5, ricostituite il ragnetto facendolo all'inizio, quindi 2, 3, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Praticamente ricreando la situazione che io vi ho già fatto vedere, ve lo faccio vedere meglio in questo. Allora, siamo partiti dall'inizio e abbiamo fatto 1, 2 e 3. Poi si riparte con i rombi e poi, come vedete, si fanno un ragnetto all'inizio, come vi ho fatto vedere come si costituiva qui, quindi facendo 16 catenelle. Fate questo, uno, questo è il secondo, il terzo, vedete, uno sotto l'altro quasi sono, tranne che all'inizio gli altri vi vengono uno sotto l'altro e sono 1, 2, 3, 4 e 5. Il prossimo, vedete, io già l'avevo creato, viene sempre uno sotto all'altro, quindi uno veniva qua all'inizio, 1, 2, 3, 4, 5, 5 e il sesto e settimo praticamente vi viene, ed è uno scialle che si allarga molto velocemente, diventa grande molto velocemente. Quindi le basi sono quelle che vi ho fatto vedere dalla prima lavorazione. Vi faccio vedere il lavoro appena fatto. Questa lavorazione
Io vi ho fatto vedere come iniziare di nuovo il rombo, quindi poi dovete fare 6 catenelle iniziale, saltare questo e saranno 2, poi saranno 3, 4 e 5. Alla quinta fate le 16 catenelle, che praticamente il lavoro è preciso a come si parte sotto. Spero che il video vi sia piaciuto. Una buona giornata. Ciao, alla prossima.